Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi faccio vedere un haul di prodotti di Too Faced per la prima volta comprati sul sito. Ho scoperto infatti da poco, grazie a una ragazza, vi metto naturalmente il nome qui, che seguo su Instagram, che Too Faced ha un sito che spedisce in Italia. Quindi un sito proprio dedicato ai loro prodotti e non c'è rischio di dogana, almeno a me non è arrivata, quindi credo che partano dall'Europa o comunque arrivino da zone tranquille senza rischio appunto di dogana. E naturalmente sul sito ci sono delle promozioni di solito. Io con questo ordine che ho fatto più di un mese fa e vi presento solo oggi perché volevo già usare i prodotti per poi potervene parlare meglio, quindi da adesso in poi farò così gli haul in modo da presentarli e darvi dei feedback, altrimenti reputo il video inutile. E quindi devo dirvi che mi sono trovata bene anche con le promozioni. Naturalmente nel primo ordine c'è sempre uno sconto, mi sembra del 20% appena vi iscrivete. E poi di solito regalano qualcosina oppure ci sono degli sconti. Nel mio ordine regalavano una piccola palette perché era prima di San Valentino. E quindi una cosa apprezzata perché quando noi ordiniamo per esempio Too Faced da Sephora non ricevo assolutamente niente, anche se di solito è un brand che rientra nella scontistica. Però ripeto, valutate bene prima di fare un ordine da un sito o dall'altro dove vi conviene di più. Io mi sono trovata bene con questo ordine e quindi probabilmente in futuro, se ci saranno nuove promozioni, ordinerò di nuovo Too Faced dal loro sito. Quindi ora vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Inizio il video haul facendovi vedere che cosa ho preso dal sito di Too Faced perché ho provato a ordinare direttamente dal sito ufficiale che spedisce tranquillamente in Italia e non ho avuto problemi di sorta, quindi niente dogana, niente di niente. E in più mi sembra di aver preso qualcosa con lo sconto, poi magari ve lo scrivo qui sotto. È passato del tempo da quando ho ordinato, circa un mesetto credo. Vi avevo fa già fatto vedere le cose in anteprima su Instagram per chi mi segue, però ho deciso di aspettare per fare il video perché volevo usare questi prodotti per potervene parlare meglio. È arrivato tutto ben imballato nella scatola di cartone con questo imballaggio di carta e la carta velina firmata sempre Too Faced e avevo preso questo mascara Damn Girl che non avevo mai provato. Poi ho preso questo Hangover Pillow Balm colorato perché io ce l'avevo trasparente e poi ho voluto provare questo Melted Chocolate, questo ombretto cremoso matte nella colorazione, vediamo se c'è scritto Cocoa Cream. E dopo lo vediamo meglio. E in offerta c'era con l'ordine regalavano questa mini palette che era graziosissima e era Light My Fire e era dedicata, mi sembra, a San Valentino. Adesso non mi ricordo, ma poi la vediamo. Sui toni comunque del rosso, arancio, vedete? Se la metto dritta magari. Questi sono gli ombretti presenti all'interno e molti colori non li avevo proprio. E quindi come regalo era molto carino. In più mi hanno messo come campioncino questo. Mi sembra che lo potessi scegliere se non ricordo male. L'unico prodotto di cui vi posso solo parlare così per confezione e che no, ancora non ho provato è il mascara perché attualmente sto cercando di finire i vari mascara che ho, quindi non volevo sprecarlo. Però questo mi ispirava perché comunque garantiva un aumento di volume, non solo di lunghezza delle ciglia, e quindi è proprio quello che ricerco io in quanto ho delle ciglia veramente quasi invisibili e quindi mi piaceva. Ovviamente adesso verificheremo poi le foto e dice il 97% di aumento di volume, quindi vediamo come si comporterà. È una formula in mousse a quanto pare e l'applicatore è fatto in questo modo, quindi quando l'avrò usato vi farò sapere di più. Anzi, voi ditemi se l'avete provato e come vi siete trovate.
Poi ho preso una full size perché avevo una mini size di quello trasparente. Ho preso una full size di questo Hangover Pillow Balm. È un trattamento per le labbra, quindi idratante e anche lenitivo. Praticamente da oltre a questo, vabbè, un leggero velo di colore perché è leggermente beigiolino, questo è il colore. Ne esistono 5 colorazioni, dal rosa più forte al rosa più chiaro, trasparente e questo beigiolino e un altro salmone, diciamo. Ovviamente il colore è leggerissimo, quindi è proprio un velo, come fosse un lucida labbra. È uno dei prodotti più venduti di Too Faced e quindi ero curiosa di provare anche la versione leggermente colorata. Sulle mie labbra non si nota tantissimo, ma comunque l'effetto è bello, è quello di un lucida labbra. Però si sente proprio la corposità, nel senso che si sente sulle labbra. Non è troppo appiccicoso, ma comunque la sua presenza si fa sentire. E dovrebbe contenere oli di frutta, vari tipi di burro, acqua di cocco, acido ialuronico, quindi rimpolpante per le labbra. Una volta applicato sulle labbra dà un leggero pizzicore, quindi praticamente le rende un pochino più piene, più rimpolpate, un po' meno rispetto al Viper di Nabla, non so per chi l'ha usato, insomma per farvi presente, però un leggero pizzicorino lo dà e quindi se avete già comunque le labbra non troppo sottili, qualcosina fa. Sinceramente mi è piaciuto moltissimo e con questo freddo è l'ideale, con la mascherina un po' meno, però insomma senza mascherina è perfetto. Altra cosa positiva che mi stavo dimenticando di dire, naturalmente è profumato al cioccolato, il che non guasta. L'applicatore è così, è bello grandino e piatto e il colore è questo, spero che si noti, come vedete è un beigiolino sulle labbra, è leggermente percettibile almeno sulle mie. Poi ho voluto provare uno di questi ombretti in crema, melted chocolate, in versione matte ovviamente sono, quindi io non usando molti ombretti matte, come sapete, almeno per chi mi segue da un po' lo sa, io utilizzo quasi sempre una versione matte sull'angolo esterno dell'occhio e al centro della palpebra mobile utilizzo sempre ombretti perlescenti, glitterati, metallizzati, insomma qualcosa che dia luminosità all'occhio. Quindi io ho preso questo ombretto più che altro per usarlo come base. Infatti ho preso questa colorazione che è quella più chiara, è una specie di beige, sembra quasi un correttore. In gamma sono presenti per ora 8 colorazioni e probabilmente avrei potuto prendere anche un marrone, ma sinceramente io non uso, ripeto appunto, i matte su tutta la palpebra. Allora, questa è una formula molto particolare, nel senso che è sia liquida sia cremosa. Anche questo sa di cioccolato, come i lip balm di prima, e praticamente l'applicatore, come vedete, è leggermente obliquo e è un ombretto molto pigmentato, cioè guardate su di me che sono scura questo com'è pigmentato. Ovviamente in camera risulta sempre più giallastro e in realtà è un beigiolino, però guardate come si sfuma bene, cioè la texture è veramente cremosa ma ben sfumabile, vedete che non si deposita nemmeno nelle pieghette delle mani e quindi anche sulla palpebra, anche se avete una certa età, quindi come me magari che non siete proprio più giovanissime, è un ombretto che non dà problemi, quindi non si accumula nelle pieghette, non invecchia, non diventa in carta pecorito, insomma. Mi è piaciuta moltissimo come formulazione e se usassi più matte nel mio trucco probabilmente prenderei gli altri colori. In ogni caso è anche a lunga durata e dicono appunto che dura 24 ore, io per 24 ore non l'ho testato, ma per una giornata diciamo dalla mattina alle 5 fino alla sera alle 8 dura tranquillamente. E infine vi faccio vedere la palette che era compresa nell'ordine, quindi il regalo. Fateci caso perché sul sito spesso danno regali
regali e omaggi o sconti. Quindi, dal mio punto di vista, adesso che abbiamo un sito dedicato senza problemi di dogana, conviene ordinare dal sito e non prenderli più da Sephora, a meno che non ci sia uno sconto abbastanza interessante, perché comunque il sito di Too Faced è ben fatto, si trovano tutti i prodotti e ci sono sempre degli omaggi gratuiti e anche sconti. Se non erro, per il primo sconto c'è c'è un 20% di sconto, ma comunque dateci un'occhiata, vi metto sempre il link. Io sicuramente i prodotti di Too Faced li prenderò da ora in poi sempre sul sito. Questa era la palette ed è veramente molto particolare e carina. Come vedete sono tutti i toni del rosso, marrone, quindi c'è un bel mix tra matte e perlati glitterati. E c'è anche un beige, quindi comunque se usate questo tipo di colori è abbastanza completa. E vi faccio vedere che sono ben pigmentati, cioè guardate i colori, sono veramente molto molto carini. E quindi come omaggio in un ordine, secondo me è veramente un bel regalo, molto apprezzato. Poi nell'ordine c'era anche questo campioncino, mi sembra che potevo sceglierlo. E finalmente dei campioncini utili che spesso non danno nelle varie profumerie, perché puoi vedere i vari tipi di colore, che colore hai, per esempio di questo concealer che io già ho, quindi non mi serviva, però alla fine meglio di niente è, posso sempre regalarlo alle mie amiche. E quindi insomma dei campioncini altrettanto validi. Per quanto riguarda la mia esperienza con questo sito di Too Faced, mi sono trovata veramente molto bene, tanto che come vi dicevo prima sicuramente io continuerò a ordinare i prodotti dal sito quando ci saranno appunto questi omaggi, questi sconti. Preferirò il sito rispetto al sito di Sephora, perché secondo me alla fine se ci sono sconti oppure vi regalano dei prodottini così carini in omaggio che altrimenti magari avreste comprato eccetera, conviene sempre e non si rischia la dogana, quindi ben venga. Fatemi sapere se avete usato oppure volete prendere qualcuno di questi prodotti o avete già ordinato dal sito e come vi siete trovate. E mi raccomando, lasciatemi un commento e un saluto qui sotto, perché mi fa sempre piacere leggervi. Iscrivetevi al canale per non perdere altri video e seguirà questo video, spero di riuscire insomma a farlo, un altro video haul di Sephora, sempre con prodotti presi un po' di settimane fa che già sto utilizzando e quindi riesco già a dirvi come mi sto trovando. Reputo questi video un pochino più utili rispetto all'haul senza aver provato nessun prodotto, perché alla fine vi mostro ma ancora non so dirvi niente di che. Quindi io cercherò di fare sempre degli haul in cui mostro i prodotti dopo averli testati per qualche settimana. Spero che la cosa vi sia utile e vi faccia piacere. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché lì pubblico delle recensioni e vi faccio vedere un po' le cose in anteprima. Per il momento è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!